sono io sapevo solo questo, evidentemente qua ci tengono particolarmente, no, di Catania non sapevo assolutamente, dai, mi sono portato due cacciisti di sotto, non ci capite, ma verrà, tu dici che verrà, tu sei così, sei così ottimista, sta comune, sta già, sei così ottimista, sta comune, sto a dire, allora vedi, il sindaco qui, questa maniera voglio presentarti presidente a volo. Consiglieri, assessori, presidente, così mi presento al presidente, presidente del consiglio comunale, siamo più del Gennaro, Maurizio Caso, Alessandro Carabiniere, io posso presentare una parte del nostro team dell'autorità, dove state? Venite, oh, Pavone, qui ci sono anche i miei collaboratori, sono loro che stanno poi qui sul posto. Bene, innanzitutto il presidente ci avevamo fissato detto a dicembre, lo ringrazio per essere venuto perché sta dimostrando veramente di tenere a cuore la nostra città e ovviamente oggi è venuto per farci una chiacchierata sulla programmazione e sulle progettualità che interesseranno la città di Gaeta e con l'occasione siamo venuti a fare visita a quest'area che sarà poi interessata da interventi di riqualificazione totalmente finanziati dalle autorità portuali. Questi la ringrazio presidente, ti ringrazio innanzitutto per la presenza, perché ovviamente la tua presenza qui in città ci dà sicuramente quella pacca sulla spalla che è importante per continuare a sviluppare quelle sinergie tra l'autorità portuale e il comune di Gaeta. Ovviamente in questo momento di grande criticità per l'Italia, avere delle sinergie con degli enti sovraccomunali, in questo caso con l'autorità portuale, è importantissimo. Considerate che la città di Gaeta è interessata per l'autorità portuale su tutto il waterfront, quindi non solo l'area del porto commerciale, ma anche di tutto il waterfront della città, quindi da Gaeta medievale fino appunto all'area del porto commerciale. Questo è importantissimo per noi, infatti l'autorità portuale sta partecipando attivamente appunto allo sviluppo del porto in primis e la riqualificazione dell'intera area che è sotto l'egida dell'autorità portuale. Ovviamente oggi c'è una riqualificazione per la sicurezza, nei prossimi giorni inizieranno i lavori di riqualificazione sul finanziamento che è stato concesso all'autorità portuale e che darà sicuramente un volto diverso e ci sarà sicuramente anche una messa in sicurezza di tutta la scogliera che negli anni era scesa. Quindi un intervento di decoro urbano, di arredo, di miglioramento, ma soprattutto di sicurezza. E questo è il risultato più bello quando c'è una grande collaborazione tra due enti che si rispettano, che ognuno ha la propria autonomia, ma nel rispetto dei ruoli. Quindi presidente, la tua presenza qui, so che ieri hai fatto un po' la pallina da ping pong in giro, esatto, per le varie parti non solo della regione Lazio, sì, ma ieri eri in Campania. Ieri ho sconfinato in Campania. E quindi oggi so che poi dovrai scappare, quindi hai voluto mantenere l'impegno che hai preso davanti alle telecamere qui a dicembre. E quindi oggi anche in treno, visto che tutti i microfoni erano malati come me, perché ieri ci eravamo sentiti, abbiamo annullato un impegno serale a causa della mia influenza, oggi diciamo ci siamo rimessi in carreggiata e quindi volevamo essere qui. Ovviamente era giusto ovviamente anche incontrarvi,
perché poi ovviamente adesso il presidente farà una visita a quest'area che sarà interessata appunto dell'intervento di riqualificazione. Quindi grazie a tutti per la presenza e noi proseguiamo con questa passeggiata. Ok, ovviamente presidente, se devi dire. Io risaluto la cittadinanza, il municipio, credo che ci sia qualche assessore anche presente. C'è il consigliere Angelo Magliozzi che vedo. Ecco, mi fa piacere che insomma cominciamo anche a dare concretezza a tanti progetti che in realtà non sono stati avviati da me, ma sono stati, diciamo, progetti che già da qualche anno erano sottoposti, diciamo, ad un processo di organizzazione, ma sempre, come diceva giustamente il sindaco, in un'ottica di leale collaborazione tra due enti che devono ovviamente per forza di cose devono cooperare, perché l'autorità di sistema portuale, però oggi si chiama così, anzi si chiama autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale, non è bellissimo. È un'autorità che innanzitutto fa parte di è un network, non è il porto di Civitavecchia, non è il porto di Gaeta, sono tre porti che fanno parte di questo network. Ciascuno di questi tre porti ovviamente ha una sua municipalità, nel senso, cioè, ciascuno, cioè il porto di Gaeta, il porto di Fiumicino, il porto di Civitavecchia ovviamente devono dialogare con la città che fa parte di questo porto. Quindi nell'ottica di leale collaborazione noi ovviamente cerchiamo di, anche dove è possibile, di riqualificare quelle zone, come dicevamo prima, di waterfront, che oggi è un settore che ovviamente non solo qui ma in tanti porti italiani si sta cercando di riqualificare in modo che il porto sia vicino alla città. Noi abbiamo vissuto anni in cui il porto era estraneo alla città, era visto come c'erano delle mura, cellula a sé. Questo invece oggi anche questo è un indirizzo del nostro governo, e di ricreare questo osmosi tra il porto e le città. Noi in Italia abbiamo porti che sono quasi tutti porti cittadini, anzi rari, tipo Gioia Tauro, eccetera, altrimenti abbiamo tutti porti che sono tutti cittadini. Quindi io credo che questo sia un indirizzo condivido pienamente, ecco, il fatto di riqualificare zone portuali che possono essere messe anche a servizio della cittadinanza, dei cittadini. Detto questo, io ieri ho avuto una conferenza stampa, la prima a Civitavecchia, in cui ho esposto anche le mie priorità, ripeto, priorità del network, non dal solo porto. Come voi sapete, l'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale si caratterizza molto per le crociere. Questo è un settore dove Civitavecchia è leader a livello quasi mondiale, direi, italiano sicuramente, ma anche a livello mondiale. Civitavecchia ha circa 2,4 milioni di passeggeri che tra transiti, sbarchi e imbarchi arrivano a Civitavecchia. Quindi è un patrimonio, un asset importantissimo per noi, che ovviamente io come presidente devo cercare di consolidare e di rendere, anzi migliorare anche l'accoglienza nel lato terra, perché poi questo è un po' le deficienze a volte si registrano soprattutto nella gestione dei passeggeri, dei crocieristi, e su questo io sto lavorando sempre in un'ottica di leale collaborazione, tavoli di concertazione tra comuni, Civitavecchia, società che operano nel settore navettamento dell'infomobilità e anche ovviamente con anche gli altri interlocutori che questi mezzi, in questo caso sono interessati. Gaeta potrebbe avere anche un ruolo nelle crociere, però su questo spero che possiamo anche avviare delle collaborazioni, vedere come poter migliorare, che tutto questo ovviamente porta anche dei vantaggi alla città, diventa, cioè un indotto, come sappiamo. Poi le altre priorità, se posso elencarle così velocemente. Anzi, mi perdoni, ti interrompo per dirti che in genere la politica vede lo sviluppo di una città nel retroterra. Invece secondo me città come Gaeta devono vedere lo sviluppo economico della città sul mare, quindi la capacità, diciamo, di essere sinergici con l'autorità portuale può portare soltanto sviluppo economico, e questo delle navi da crociera è sicuramente un obiettivo strategico dell'amministrazione dell'autorità portuale, e noi confidiamo in te perché il maggior traffico crocieristico possibile venga ovviamente, non dico dirottato, ma che abbia come destinazione la città di Gaeta. Anche perché Gaeta, ovviamente geograficamente parlando, è molto più vicina delle realtà molto interessanti, le isole pontine, che ovviamente la Civitavecchia magari sono raggiungibili in tempi molto più lunghi.
quindi cioè, ma è un, stiamo ragionando sempre in maniera sinergica, perché poi le navi crociere possono fare diversi no, passaggi, quindi non è che devono stare, possono pure venire qua, stare, eccetera. Comunque, detto questo, poi l'altro settore che penso il network nel suo complesso possa sviluppare è quello commerciale anche nell'ambito agroalimentare. E questo perché il Lazio, la regione Lazio, è una regione, molti se lo dimenticano, ma che ha delle eccellenze nel settore agricolo e anche in termini quantitativi ha delle produzioni che molti non sanno, che sono a livello, come numeri, come volumi, a livello mondiale. Basta pensare alla produzione di kiwi, il Lazio è il produttore mondiale di kiwi e su questo ovviamente quando parliamo di un'ottica di esportazione di questi prodotti è chiaro che i porti, i tre porti del network potrebbero in qualche maniera mettersi a servizio affinché l'esportazione possa aumentare. E su questo ecco, vi do già un dato concreto, che io ieri ho segnalato alla conferenza stampa. Da martedì scorso abbiamo una nuova, un nuovo servizio che unisce Civitavecchia con Algeciras in Spagna, che porta delle circa 1500 no, scusate, 150 TIO ogni settimana di banane che provengono dall'Ecuador. La cosa interessante non sono soltanto il numero, è anche il vettore marittimo che farà questo servizio, che è la Maersk, che come sapete è il vettore a livello mondiale, forse è il numero uno. Quindi vuol dire, è un messaggio in sostanza anche come dire, di un riconoscimento da parte di un operatore importante a livello internazionale della funzionalità e importanza del porto Civitavecchia. Quindi io sono molto contento di questa nuova linea che porterà circa 10.000 TIO all'anno in più al porto Civitavecchia, e ovviamente su questo e quindi siamo in un'ottica di espansione. Il terzo aspetto molto importante che io cerco sempre di sottolineare è il discorso appunto dei collegamenti anche tra porto e le strutture retroportuali, e su questo credo che bisogna, come dice d'altronde anche il ministro Del Rio, ma lo dice anche Bruxelles, bisogna puntare sui collegamenti ferroviari, quindi vedere dal punto di vista del potenziamento delle linee esistenti o nuove, ecco, cosa si può fare nell'ottica ovviamente sempre di un potenziamento di quelle che sono, no, le sinergie tra strutture portuali e reto portuali. Quarto punto è lo scritto. Quindi scrive... scusi, c'è un'apertura verso questa ormai regionale vittorina. Guardi, su Caeta non ho ancora, diciamo, iniziato veramente ad aprire il dossier. Io sto lavorando su Civitavecchia. Su Gaeta devo ovviamente consultarmi anche con gli operatori, perché sinceramente sono da qui da 6 settimane come presidente, quindi non ho avuto, anzi avrò un incontro. Ecco, avvocato, mi scusi, sì. Siccome lei oggi incontrerà proprio gli stessi operatori, sì, al di là il di primo incontro, sì, che sì, faccio, d'accordo. Quindi non ho ancora avuto. Questo intervento di questa mattina è importante, perché la riqualificazione urbana, sì, è importante per rendere un dipinto, importante per renderlo anche la cornice appetibile. D'accordo, ma oggi lei cosa chiederà e cosa dirà agli operatori, che sono poi gli attori principali di questa voce importante dell'economia cittadina che si chiama popolo? Io in realtà non è che chiede solo loro che mi dovranno esporre. Vabbè, però chiederà penso anche un senso di, tra virgolette, io di dirò quello che l'Europa sta offrendo in termini di finanziamenti per eventuali potenziamenti di collegamenti ferroviari, eccetera. Poi è chiaro che le cose si fanno se c'è la domanda, se non c'è la domanda le cose non si fanno, l'offerta e la domanda devono coincidere, quindi non facciamo opere che non servono a nulla. Se c'è la necessità di fare potenziale collegamento ferroviario, perché qui c'è un bisogno di farlo, ne discuterò con tutti gli organi preposti e vedremo se... Ecco, una cosa che le chiederanno oggi sicuramente è di accelerare i tempi e soprattutto l'iter di completamento del porto. Questo è quello, sì, che le chiederà. Ecco, ecco, su questo la lei piazza, cosa, la logistica, cosa ci dice? I tempi quali sono? Allora, sui tempi, ovviamente anche questo è un tema che devo di nuovo diciamo, devo fare un approfondimento. Comunque, l'ultimo, io ho fatto una sola visita qui a Greta, sì, prima di Natale, a dicembre, e abbiamo fatto un sopralluogo, ho parlato con i responsabili della ditta e mi dicono che il secondo cronoprogramma, in cui vedo anche i miei funzionari, dovrebbe fino ad oggi, credo abbiano rispettato i tempi previsti. Probabilmente ci sarà un minimo, forse, no? Quindi, ma credo più o meno deve essere questo, credo 2018-2019. 2018 dovrebbe ultimare. Inizio noi. Quindi ripeto, nei tempi previsti... I tempi fino ad oggi sono stati rispettati. Quindi sono un po' perplessi, non ho trovato sono perplessi, almeno sentendoli in maniera informale,
su un rallentamento degli interventi, almeno secondo la loro versione. No, cioè, io queste indicazioni non le ho avute, però se ci sono state, adesso ne parlerò con i nostri funzionari, vedremo. Io credo, scusa Presidente, se mi permetto, Presidente si è insediato da poco, quindi ovviamente sta prendendo contezza di tutto. E di questo la città di Gaeta deve essere contenta, perché da appena insediato il Presidente oggi, nel giro di un mese, sono già ben due visite che ci viene a fare. E questo ci fa piacere. Tra l'altro prima il Presidente, tra le sue parole, non so se è stato colto, ha fatto un passaggio sulla politica europea, tra l'altro alla luce anche della nuova nomina del Presidente. Sono stato giovedì e venerdì, sono stato a Bruxelles due giorni per rilanciare il network. Perfetto, e tra l'altro mentre venivamo facevamo anche qualche considerazione sul nuovo Presidente del Parlamento europeo, esatto, Antonio Tajani. Quindi che sicuramente un presidente italiano. Tra l'altro di questa zona. Tra l'altro. Questo io evito di dire. Quindi sicuramente è un presidente che potrà avere sicuramente una maggiore sensibilità verso l'Italia in generale. E quindi col presidente non a caso ha fatto il passaggio su Bruxelles, perché ora credo che la filosofia deve essere quella di andare a procacciare nuove fonti di finanziamento andando verso l'Europa, perché a livello nazionale sappiamo tutti benissimo, meno ancora a livello regionale, ci sono risorse disponibili a causa di tutta una serie di un momento di austerity che ha trascorso in Italia. Quindi in questo momento bisogna avere un occhio puntato sull'Europa. Dato che il nostro presidente attuale ha una grande esperienza di internazionalizzazione, perché ho letto il suo curriculum, e allora ovviamente anche in maniera provocatoria l'ho sensibilizzato a cercare un po' di avere un occhio di riguardo, ma non serviva che glielo dicessi io, questo è ovvio, verso quello che sono le risorse europee. Non a caso prima il presidente nel suo dialogare ha fatto un passaggio sulle istituzioni europee. Noi siamo convinti che con una buona attività di programmazione e di pianificazione da parte dei vari territori di questo network, ovviamente tra qualche anno potremo avere dei risultati lusinghieri. L'importante è capire quali sono le iniziative a breve, e quindi a breve termine ci sono gli interventi di riqualificazione che inizieranno tra qualche giorno su quest'area bellissima della nostra città, ci saranno gli interventi a medio che andremo a programmare insieme, e poi ovviamente ci saranno gli interventi un pochino a lungo termine, sono quelli che avranno necessità di una programmazione più approfondita e della partecipazione attraverso bandi o interlocuzioni con quelli che saranno gli enti europei. Io credo che se cominciamo a ragionare in termini di governance europea e non solo localistica, sicuramente insieme potremmo avere la forza giusta per portare nei nostri territori delle risorse che garantiranno una crescita importante. Ovviamente io parlo per la città di Gaeta, sicuramente gli altri sindaci avranno un occhio di riguardo per le altre città, ma quello che ho chiesto al Presidente dal primo momento, ma devo dire che ad oggi ha immediatamente dato risposte concrete per quello che poteva fare ad oggi, era quello di avere un occhio di particolare attenzione verso la città di Gaeta. Io ho sempre detto al Presidente, appena insediato, Presidente, ti chiamerò mai che per cose mie, e smentisci mi sei detto, ma ti toglierò la vita per le cose che riguardano la mia città. E di questo io ovviamente ne faccio sempre un cavallo di battaglia, perché voglio che la mia città prosegua questa crescita che ha iniziato in questi anni, e la tua presenza oggi per la seconda volta nel giro di un mese sicuramente ci rallegra, e questo è un elemento positivo che io pubblicamente te lo voglio riconoscere, perché sicuramente giudicatemi dopo un anno, però, perché voglio fare una battuta davanti in giornata. Presidente, ti preoccupa che io poti seguo io per portare i soldi a Gaeta. Possiamo registrare una breve intervista della televisione? Siamo in bossi, è veramente. A che ora noi siamo già ritardati? Presidente, sì. Aspetta, è veramente. È un minuto perché questa è stata la conferenza stampa. Adesso dobbiamo. Sono le televisioni. Allora, Teleuniverso, Lazio TV, Gaeta Channel, Valentino. Sì. E i diritti poi passate dalla proprietà, c'è un suo pavone che poi prende i diritti nostri. Aspetta che me già individuato il filo. Vai, Savi. Allora, Presidente Di Maio, un secondo incontro nell'arco di un mese
per inaugurare appunto i lavori di riqualificazione di un tratto del bellissimo lungomare di Gaeta. Naturalmente la riqualificazione urbana, secondo il sindaco Mitrano, si coniuga anche con portualità e per rendere questa città ancora più appetibile sotto l'aspetto turistico e economico. Innanzitutto vorrei precisare, oggi non è l'inaugurazione di un cantiere dei lavori, ma siamo qua per fare, diciamo, una visita a quest'area che sarà oggetto di una riqualificazione. Stiamo ultimando l'iter amministrativo, io sono provato oggi, assolutamente già fissato dal mese col sindaco, di mantenere, cioè, ho incontri, come lei sa, anche con le associazioni, quindi gli imprenditori che operano all'interno del porto, quindi ho ritenuto opportuno comunque, ecco, a fare anche con la stampa, ecco, dare anche le prime indicazioni che dopo sei settimane di mandato dovrei, ecco, già dare le indicazioni su ciò che io intendo fare nel network dell'autorità del sistema attuale. Quindi io mi prometto di tornare a breve a Gaeta. Ogni missione a Gaeta per me sarà un ulteriore arricchimento di tutto ciò che comporta, diciamo, il discorso dello sviluppo al porto, e quindi capire quali sono effettivamente le esigenze che gli operatori hanno e dove l'autorità può intervenire, perché ricordiamoci che l'autorità è un ente regolatore, non è che noi possiamo intervenire in maniera, possiamo favorire, diciamo, determinati sviluppi dal punto di vista commerciale, industriale, turistico, però ovviamente queste sono anche le realtà economiche che poi alla fine decide se puntare o meno su Gaeta. Ovviamente cosa da parte mia noi ce la mettiamo. Cosa dovrebbero fare gli operatori economici della zona, del turismo soprattutto? Questo sì, bisogna vedere anche appunto i traffici, diciamo, le direttrici internazionali, se poi anche sulle crociere possono effettivamente portare su Gaeta. C'è in realtà una domanda da parte del settore turistico di scegliere Gaeta come punto di arrivo per poi appunto anche di transito di arrivo per fare poi anche, diciamo, itinerari turistici. Soprattutto dal mio punto di vista, diciamo, Gaeta, a parte la città che offre delle bellezze dal punto di vista architettonico, storico, bellissimo, credo che Gaeta sia un punto, diciamo, dal quale poter raggiungere delle mete turistiche di altissimo lavoro, valore, tipo Ponza, appunto, diciamo, l'entroterra che abbiamo qui, quindi un'offerta variegata. L'offerta è variegata, quindi sta ovviamente dal punto di vista di anche degli tour operator e società che svolgono appunto queste attività crocieristiche di sapere in qualche maniera valorizzare. È chiaro che da parte nostra dobbiamo cercare, l'autorità portuale e il comune di Gaeta, dobbiamo cercare di attrezzare il porto in qualche maniera alla ricezione. Il comune, la città e soprattutto gli operatori si attendono molto dalla sua governance per il futuro e per il rilancio della portualità. Posso intervenire? Cosa dice? Io adesso dobbiamo andare, non ce la faccio più. Buongiorno, arrivederci. Una battuta dal sindaco Mitrano. Beh, io credo che la visita del presidente per andare a fare una programmazione di quelli che saranno i futuri interventi sulla città di Gaeta sia importantissima. Oggi è la visita di quest'area che sarà interessata nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, da un intervento di riqualificazione, di messa in sicurezza della parte del waterfront di un lungomare di Gaeta Vecchia, credo che sia un intervento fondamentale ed importante. Ma oggi stiamo già parlando del passato, perché nelle prossime settimane inizierà questo intervento di riqualificazione. Ma dobbiamo già cominciare a buttare le basi per una programmazione seria che veda coinvolta l'autorità portuale e il comune di Gaeta, andando a procacciare nuove fonti di finanziamento che potranno essere investite sulla città di Gaeta. Arrivederci, grazie, a tutti, sì, grazie, buona giornata.